Garbo presenta. Goditi la bontà di Garbo. Mordi la bontà di Garbo. Condividi la bontà di Garbo. Garbo, panati e pastellati come Fritto comanda. Mettiamo la posta. Sì. Allora, questa foto credo che manifesti e metta in evidenza proprio l'amore che c'era fra i tifosi e mio fratello. Qui? Il giallo si riapre, sì. Il giallo qui, si il caso... riapre. Sì. E diciamo che il giallo è la terza volta questo che si riapre. La prima volta si è riaperto? Nel 2001-2004, ma non ci si è riusciti. Si è riaperto nel 2011, dove ovviamente la verità era già evidente. Praticamente sono state fatte delle analisi sui vetrini del corpo di Dennis. E queste analisi sono state fatte da periti nominati dal procuratore, quindi non periti di parte. Il professor Bolino diceva già che Dennis era stato soffocato con un... lo ammetteva con un sacchetto di plastica. Il professor Testi parlava di una morte avvenuta prima rispetto... Questi sono esperti del tribunale. Questi erano periti nominati dal tribunale. E quindi, sinceramente, quando io avevo letto queste perizie, non mi sarei mai aspettata un'archiviazione. Un'archiviazione, ovviamente, con suicidio. Quindi quella foto che lei mi ha fatto vedere prima del camion, io l'ho vista nel 2011. Io prima non sapevo neanche come era vestito quel giorno mio fratello, perché non mi hanno dato neanche gli abiti, li hanno bruciati prima. Andiamo. Quindi, avendo visto le foto, ovviamente prendendo la documentazione dove c'erano i verbali, è chiaro che c'erano le discordanze. In questo momento il mio avvocato preparò un fascicolo. Quel fascicolo fu analizzato dal procuratore Giacomo Antonio, che nel 2011 era il procuratore della procura di Castrovillari, che riaprì il caso. Nel momento in cui riaprì il caso, nominò due periti. I periti, facendo le analisi su vetrini, quindi non andando diciamo a naso, fecero queste analisi e trovarono queste realtà. Non ho mai capito perché il procuratore non ha tenuto conto di periti nominati da lui. Questo è una... È un mistero. È un mistero, sì. Vediamo la prossima. Oggi noi sappiamo che, diciamo, è stato confermato, Dennis non si è suicidato, ma è stato ucciso. Okay. Ecco, diciamo che se siamo arrivati a questo punto è stato grazie al mio avvocato Fabio Anselmo, l'avvocato attuale, perché nel momento della richiesta all'opposizione lui si documentò sulle nuove tecnologie, quindi che cosa poteva portare alla luce la riesumazione di un corpo dopo 30 anni. Avute queste informazioni, proprio nella richiesta di opposizione, lui propose di fare l'autopsia sul corpo di Dennis, ma il GIP non lo ritenne idoneo e quindi chiuse il caso come suicidio di nuovo.
Nel 2015 invece, quando l'avvocato, ci incontriamo con il procuratore Eugenio Facciolla, che era diventato il procuratore capo della procura di Castrovillari, ovviamente l'istanza viene fatta proprio con la richiesta della riesumazione della salma, e grazie a questo noi Dennis oggi, è stato oggi, ucciso. Oggi sappiamo che è stato ucciso. Sì. Quindi nel momento in cui il 10 luglio del 2017 è arrivata la verità, da quel momento si è partito per chiedere la giustizia. E ero a un passo. Ma che cosa chiedete oggi? Oggi intanto chiediamo che chi ha sbagliato paghi, indipendentemente da chiunque sia. Diciamo che nel momento in cui è emersa la verità, sono emersi anche tre indagati. Quindi abbiamo come indagato la sua ex, quindi Isabella Internò, e il camionista Raffaele Pisano. In più, per favoreggiamento, ci ha indagato anche il marito di Isabella Internò, di professione poliziotto. Lei ha fiducia nella magistratura? Diciamo che avevo trovato un procuratore che mi aveva ridato fiducia nella magistratura, anche se non l'ho mai persa, nel senso che non faccio mai di tutta l'erba un fascio. Avevo perso fiducia in quella procura. Poi con l'arrivo di questo nuovo procuratore, la mia fiducia verso la magistratura si era aperta a 360 gradi, anche perché è partito proprio dalla prima verità. E nel momento più bello, in cui mi aspettavo la chiusura delle indagini, per l'ennesima volta la magistratura mi ha fucilata, anche perché è arrivato praticamente il trasferimento del procuratore Facciolla, un trasferimento che non riesco a digerire. E poi lei ha scritto una lettera ultimamente, sì, penso prima di Natale. Sì. A chi ha scritto questa lettera? Io questa lettera l'ho scritta al procuratore Nicola Gratteri. Che cosa chiedeva lui? In questa lettera esprimo prima di tutto la mia rabbia. Che ancora non siamo arrivati alla piena verità. Non siamo arrivati alla piena verità. Esprimo la mia rabbia perché comunque non è accettabile per una famiglia a un passo dalla verità, a un passo dalla giustizia, proprio detta sinceramente, che questo procuratore non gli venga data l'opportunità di portare a termine, perché poi ovviamente il trasferimento non consente al procuratore di portare a termine il lavoro su cui ha operato. Mi è stato detto, parlando con persone così, ma se non lo porta a termine lui, lo porta a termine un altro. Fino a qua ci arrivo anch'io, che se non lo porta a termine lui, lo porta a termine un altro. Bisogna vedere come lo porta a termine l'altro. Io sono stata scottata da altri due magistrati che dovevano portare a termine. Questo ha portato luce nella mia famiglia dopo 30 anni. E ritengo comunque che, senza nulla togliere nell'eventualità dell'arrivo di un nuovo procuratore, se metterà le mani sul fascicolo di Dennis, ma mi auguro di no, ma non perché ho qualcosa contro l'altro procuratore, perché non so nell'eventualità neanche chi potesse essere, ma ritengo che la giustizia sia veramente crudele, perché ci ha lasciato procuratori dove, pur non avendo portato alla luce, qualcuno, il primo è stato promosso, il secondo è andato felicemente in pensione, chi effettivamente ha lavorato viene trasferito. Non credo sia giusto. Non pensa che è casuale questa cosa? Non riesco a crederci che sia casuale, non riesco. Mi sembrano troppe le banalità. In 30 anni me ne sono successe di troppe, compreso i trasferimenti.
Già nel 94, quando ci fu l'inizio per un'apertura del caso, qualcuno della questura di Cosenza che stava portando avanti questa richiesta è stato trasferito. Nel 2011 alcuni carabinieri che stavano lavorando sul caso di Denis, che io ho denominato allora Gruppo Z, perché erano gli ultimi che dovevano chiudere le indagini, sono stati trasferiti. Poi, improvvisamente, quando il caso è stato archiviato, hanno vinto la causa e sono ritornati. Poi mi è stato trasferito il procuratore, quindi non so. Chi al mio posto penserebbe che tutte queste siano casualità? È Che idea si è difficile. fatto? Perché succedono queste cose? Perché probabilmente qualcuno di forte c'è ancora dietro. E forse non vuole che si arrivi alla verità su Venice. Cioè? È una verità che secondo me brucia. Perché ovviamente il posto dove è stato trovato Dennis allora non era certo un'isola felice. Quindi la copertura di qualcuno per fare questo ci deve essere stato, anche se Dennis, anche se non riguarda, diciamo, io questo non lo so perché non ho le carte in mano, parlo sempre di indagini personali che ho fatto. In base alla mia capacità, non ho mai trovato nessun legame fra Dennis e l'andrangheta, fra Dennis e il calcio scommesse. Però, se per 30 anni una verità così evidente è stata nascosta, bisogna che ci sia una copertura. Da dove arriva questa copertura? Io questo non lo posso sapere, però comunque è una copertura forte e Potente. potente, sì. Potente. E lei non si fermerà finché No, io non arriveremo. non mi posso fermare. Ma sarebbe giusto che a questo punto nessuno, anche della magistratura, si fermasse e sarebbe anche giusto che il CSM mi appoggiasse, visto come sono stata trattata per 30 anni. Snaps, frammenti di vita con immagine, con parole. L'ultima parola tocca a lei. Grazie a voi.